Svolta nel caso dell'omicidio di Alessio Cini, il 57enne originario di Prato e residente ad Aiana, il cui cadavere semicarbonizzato era stato trovato dalla figlia adolescente nelle prime ore dell'8 gennaio nel giardino della sua villetta. Ieri, 18 gennaio, la procura di Pistoia ha disposto il fermo del cognato e vicino di casa della vittima, Daniele Maiorino. Avrebbe ucciso per entrare in possesso dell'eredità del cognato. Daniele Maiorino, che era apparso anche in TV nei momenti successivi al delitto, è accusato di omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dall'aver agito con sevizie e crudeltà. Il presunto killer avrebbe cagionato con crudeltà la morte del cognato, colpendolo con una spranga alla testa con plurimi colpi al torace e quindi poi dando fuoco al corpo. In un comunicato della procura si legge che le indagini hanno consentito di individuare il probabile movente al gesto delittuoso, rinvenibile in una situazione reddituale difficile per l'indagato e in un'aspettativa ereditaria che alla morte di Alessio Cini sarebbe derivata e di cui avrebbe potuto indirettamente beneficiare. L'autopsia aveva consentito di verificare che l'uomo era stato colpito, pochi istanti prima che venisse dato fuoco al corpo, da colpi inferti sia con un corpo contundente al capo, forse una sbarra di ferro, sia con calci al torace e solo successivamente era stato incendiato. A quanto emerso, inoltre, per quanto incosciente, Cini fosse ancora vivo quando è stato attinto dalle fiamme. Le indagini tecniche e intercettazioni ambientali nell'auto del cognato hanno registrato varie conversazioni che Maiorino teneva con se stesso a voce alta, nel corso delle quali ricostruiva i momenti dell'aggressione alla vittima, le modalità della stessa, la causa mortale prodotta da tale aggressione, l'immagine del sangue e l'abbruciamento. Sulla base di tutte queste prove è scattato il decreto di fermo di Daniele Maiorino.